Allora, Buonasera, perché non si buonasera a sono tutti, andati, buonasera a non è stato tutti, tutta da casa Nero Azzurra. Siamo agli ultimi minuti di una partita eccezionale, di una partita eccezionale in cui forse possiamo dire che i miracoli si avverano, i miracoli calcistici. Liverpool Barcellona. Vedete, sto seguendo pure Castellano Juniors. Siamo agli ultimissimi minuti di questa partita, siamo in diretta 4-0, chi l'avrebbe mai detto? Veramente sono felicissimo per il calcio, per lo sport e anche perché voglio dire, per cambiare questo Barcellona così prepotentemente forte con questo Messi e Liverpool che arrivava a questa partita senza Salah, senza Firmino. Insomma, veramente quasi rassegnato, ma non erano rassegnati gli spettatori che hanno riempito lo stadio, che hanno cantato Never Walk Alone, l'inno del Liverpool, ed infatti non sono stati soli, sono stati appoggiati continuamente da questo tifo caldo e avevano perso 3-0. Fuori casa, poi 1-0, 2-0, 3-0, 4-0. E adesso siamo. Quanto siamo? Possesso palla, Credo che ancora siamo al esterno del 90esimo. Barça, Seguiamo un po' torna in diretta Darwin, Gianluca che cosa ci Alanga, dice. Jordi Alba, Malcolm, il nuovo entrato, vediamo se si accende il brasiliano, il numero 14, la finta su Arnold, ancora Malcolm, non c'è spazio, torna Dall'Anglais, il possesso palla per Arturo, ancora Arturo, non c'è spazio. Jordi Alba adesso ne trova un po', serve Malcolm che però torna inspiegabilmente da Jordi Alba, ancora Busquets, Jordi, Sergi Roberto, il cross al centro, Arnold ben appostato ma è ancora un assedio adesso del Barcellona, Jordi Alba, Siamo Busquets, nell'assedio all'indietro finale. per l'Anglais. Siamo nell'assedio finale del Barcellona ed è ovvio che il Barcellona tenti. Un secondo tempo in cui il Barcellona è stato dominato, ha avuto qualche occasione anche nel primo tempo, ma veramente questa è un'impresa che ci consegna, anzi consegna il Liverpool alla storia, un Liverpool che accede alla finale e domani sapremo se la finale sarà con l'Ajax oppure sarà con il Tottenham. Altra bella partita mi aspetto domani. Quindi io Finale vediamo se. consecutiva per il Liverpool dopo quella dello scorso anno contro il Real Madrid. Questa sera invece Seconda finale sorpassato il consecutiva in Barcellona per effetti. 4-0. Il Liverpool, che lo ricordiamo, dovesse andare in L'ultimo finale, affronterà aggiornamento e poi ci Chelsea, salutiamo. Tottenham e l'Ajax in programma domani sera. Ma adesso manca un minuto, manca giusto un minuto ad Anfield. Vediamo se ci sono ancora speranze per il Barcellona. Ma c'è, la palla viene tenuta in fase offensiva da Liverpool, che guadagna un calcio di punizione. In delirio, i tifosi del Liverpool, così come Mo Salah, tra la folla, tra il pubblico, Klopp non sta più nella pelle, così come tutta la panchina. Una serata che rimarrà nella storia del Liverpool, nella storia anche della Champions League. Non è facile rimontare un 3-0 al Barcellona senza Salah e Firmino. Allora, il possesso palla del Ed è così, Liverpool con Lille. non era facile, esistono i miracoli, amici miei, e quindi non posso che essere felice, veramente straordinariamente felice per il trionfo del Liverpool e del calcio. È vero, pochi secondi, sono fiducioso, vi saluto qui, a presto, anzi a domani. Grazie a tutti. Grande Liverpool.